Avete presente quella particolare sensazione di euforia e impazienza? Beh, era esattamente quello che stavo provando in quel momento, perché stavo per realizzare uno dei viaggi che ho sempre sognato, ovvero raggiungere le Isole Canarie in camper. Sono partito dalla Toscana, direzione Porto di Genova. Lì avrei preso il traghetto che in circa 20 ore mi avrebbe portato fino a Barcellona, in Spagna. Così facendo avrei evitato molti chilometri e molti pedaggi per attraversare la Francia. Appena arrivato al porto ho iniziato i controlli di sicurezza. Buongiorno, biglietto e documenti, vero? Biglietto. Ok. Superati ovviamente, senza problemi. Dopo aver trovato il punto d'imbarco, poiché ci sono due file, una per il Marocco e una per la Spagna, ho fatto il check-in. Adesso non mi rimaneva che attendere il traghetto. E così è stato. Finalmente, dopo molte ore di attesa, era arrivato. Era arrivato il momento dell'imbarco. Volete la verità? Era la prima volta che prendevo il traghetto con un mezzo motorizzato. Quindi, essendo stata la prima volta, ero un po' in tensione, visto che non sapevo il funzionamento. Ma alla fine, tutta la procedura d'imbarco è stata molto semplice, anche grazie all'aiuto degli operatori, che davano precise istruzioni su come e dove parcheggiare. Come sistemazione a bordo, per pochi euro in più, ho scelto una cabina condivisa con 4 posti letto e un bagno, sicuramente molto più comoda rispetto alle classiche poltrone, dato le molte ore di viaggio. Era arrivato il momento di salutare l'Italia, e tutto questo in una fredda e buia notte. Il giorno seguente, dopo 20 ore di viaggio, ero arrivato a Barcellona. Sono subito sbarcato e come prima cosa dovevo immediatamente abituarmi alle strade e al traffico di questa grande città. Tutto era così veloce e frenetico e non vedevo l'ora di raggiungere le tanto attese Canarie. Mancavano ancora più di 1000 km dal porto di Cadice, ma la cosa positiva è che le autostrade spagnole sono gratuite, quindi zero pedaggi. Per spezzare il percorso mi sono fermato in una cittadina chiamata L'Aldea. Qui si trova una comoda area camper, dotata di tutti i servizi. Ne ho approfittato per fare carico e scarico e per riposarmi un po', cullato dalla tranquillità del luogo. Un altro giorno era passato. Mi sono alzato presto perché mi aspettavano da percorrere 500 km. Come seconda tappa ho scelto la cittadina chiamata Valdepeñas. Luogo tranquillo, con un'area camper capace di accogliere diversi viaggiatori, me compreso. E come la maggior parte delle aree sosta spagnole, gratuito e a pochi passi da supermercati, negozi e ristoranti. Come ultima tappa prima del porto di Cadice, ho scelto l'area sosta situata nella cittadina chiamata El Cuervo, distante 400 km dalla precedente tappa. Ero quasi a destinazione. Luogo verde, ombreggiato e attrezzato con tavoli da picnic e acqua fresca, perfetto per riposarsi e rilassarsi dopo molte ore di guida. Domani però era il gran giorno, il giorno dell'imbarco per raggiungere Lanzarote. Ormai era praticamente fatta, mancavano gli ultimi 50 km per raggiungere il porto. Ero così impaziente che mi sono svegliato automaticamente, prima della sveglia, e in poco tempo ho raggiunto il terminal in attesa del traghetto che mi avrebbe condotto alla tanto sognata destinazione. Anche questa volta la procedura d'imbarco è stata molto semplice e in perfetto orario. Complimenti alla compagnia! C'erano molti mezzi in attesa di salire, anche perché oltre a Lanzarote questo traghetto serviva altre 4 isole, arrivando fino alla Palma. Essendo un traghetto per lunghe distanze, era dotato di tutti i comfort: camere private, self-service, terrazze, sale relax, wifi gratuito, bar e negozi. Io però, questa volta, avevo optato per un posto in poltrona anziché la cabina, scelta che avrei rimpianto amaramente, dato le 30 ore di viaggio. Ma non importava, perché ciò che contava davvero è che minuto dopo minuto la destinazione era sempre più vicina. E alla fine, dopo una lunga ed estenuante traversata, ero arrivato. L'ultima cosa da fare era sbarcare e lasciare il porto. Poi mi aspettava l'essenza della bellezza sotto forma d'isola. Lanzarote, finalmente sono arrivato a Lanzarote! Dopo quasi 30 ore di viaggio. Ma devo dire molto molto bello per il momento. Un po' nuvoloso, però tanta roba il paesaggio subito lunare. Wow! Beh sì, l'emozione aveva preso il sopravvento. Ero troppo contento di essere arrivato. Il sogno era diventato realtà. La giornata stava giungendo al termine e dovevo trovare un posto per la notte. Subito ho scelto un luogo vista mare, su pista sterrata. Che forza! Chissà quali avventure mi attendevano alle Canarie. Non mi restava che scoprirlo giorno dopo giorno, in luoghi in cui tutto aveva il sapore della libertà.